Buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi qualche leggero acciacchetto, anche ancora non si sente, si sentirà in camminata. Allora, oggi andiamo alla Velo della Madonna, Rifugio Velo della Madonna. Adesso stiamo partendo. Allora, è lui nato... si è fermato a chiacchierare perché chiacchierare. È un avventore che no, veramente è un signore che mi ha chiesto di una malga qui in zona, perché noi abbiamo visto ci sono diversi punti di partenza e questo era quello un po' più corto, la malga Civertag, però siamo arrivati all'inizio del bosco dove c'era l'indicazione della strada e c'era il divieto di accesso. Allora abbiamo chiamato il titolare della malga che ci ha detto che la malga in realtà è chiusa, quindi non si può pranzare, ma io gli ho detto: guardi, sinceramente partivamo da lì solo per andare al rifugio, non per venire a mangiare. Allora dopo gentilmente ci ha spiegato si può entrare e dopo arrivata alla malga ci sono altri 600 metri, abbiamo trovato il parcheggio. Lei è sempre molto gentile, la mia compagna, e adesso partiamo. Perché non sei la mia compagna? Compagno di viaggio, di vita e di viaggio in questi giorni. E niente, dopo vi aggiorneremo e vi renderemo edotti. Ma guarda di qua. Ma non vedi che sei lì, sei, beh, ti sì, vedi vedi uguale. Che guardo... È uguale, è lo stesso. A dopo, ciao. Allora, non abbiamo detto che escursione facciamo oggi. Allora, dillo te. Il Velo della Madonna. Da Malga Civertag. Da Malga Civertag. Allora, durata? 2 ore e mezza. Dislivello? Non lo so. Dovrebbe essere 700-800 metri. C'è questa parte iniziale nel bosco, molto bella, che ti fa stare al fresco. E adesso dovremmo uscire dal bosco e probabilmente diventa meno protetta. E dobbiamo anche, come si dice? Mangiare le foglie. No. Dobbiamo fare attenzione a vedere il Velo della Madonna. Il Velo della Madonna, ma non so da che parte è, perché ci sono diversi. Vediamo, ci sono diversi punti di arrivo. Vediamo allora, se io da questo. Questa, la guida, come dice qualcuno, l'ho pagata e quindi. Io i soldi non li ho mai visti da nessuno. Sinceramente, che qui si dice l'ho pagata. Noi paghiamo con affetto. Con amore, sì. A dopo, ciao. Sei cotonatissima, benissimo. Come procede? Molto bene. Dai. All'ombra si sta benissimo. Guardiamo un po' di panorama. Qui deve aver fatto. No, si sta bene. Temperatura giusta. Qui deve aver fatto un bel casino. Adesso ce la facciamo. Brava! Dai, proseguiamo un po' nel bosco. Allora, come dicevamo prima, rifugio Velo della Madonna, con vista, il punto d'arrivo è vista su San Martino di Castrozza. Eravamo indecisi tra questa e il Pradidali, ma il Pradidali si prende dalla Val Canali, quindi bisogna arrivare a Fiera di Primiero. E quella, siccome è più impegnativa ancora, ci sono 1000 metri di dislivello, vedremo prossimi giorni, anche in base al tempo, perché i prossimi giorni metterebbe pioggia bene o male nell'arco della giornata, poi può essere pomeriggio, pranzo, quindi vedremo con giorno per giorno. Oggi intanto ci prendiamo questa bella qui. A dopo, ciao. Vengo? Sì. Proprio riprendermi nella fatica. Esatto.
Allora, lassù c'è la periferica, quindi dovrebbe essere ovviamente la vita. In mezzo al bosco, proseguiamo. Temperatura oggi molto calda, più che altro che qua non tira un filo d'aria, quindi anche se siamo, mi sa, saremo 2004, penso al momento, 2003, e caldo, molto, ma noi teniamo, ci, aspetta, facciamo la curva, ecco qua, dai, un po' le impressioni, e lassù, sì, un po' le impressioni. Bella, eh? Anche perché è un po' inaspettata. Seguono. Però sono timide. C'ha paura. Ha paura. Cheer. Cominciamo a essere in quota, la mamma sta arrivando, da sotto, di Aione, tosta però da piacevole, bella, le gambe reggono bene, nonostante la giornata di ieri, e adesso dovremo arrivare sotto questo costone qua dove c'è là, e dove c'è quel cucuzzo col sole dietro, e dovrebbe diventare un po' più pianeggiante fino a salire dietro qua, a questo punto qua, vicino, dovrebbe essere tutto. Eccoci, vai! Allora, prima hai detto una cosa che non direi mai. No. Negherai sempre anche l'evidenza. Sì. Sei pronta per affrontare questo punto pericolosissimo e difficile? Sì. Dai, vai, vai su. Faccio le riprese. Te li tengo io, ti faccio le riprese. Dai. Ma dopo lo metto via, vai. Paura? Girati. Mi stanno metti. Allora, adesso si va a finire in quell'angolo. Ai, divino, ai. Tirami giù i sassi, eh. Thank you.
Opa. Vai. Proseguo che faccio il videino e qua di nuovo adesso spegniamo, se no si fa fatica, non riesco. Panorama San Martino in lontananza, la Lavra sta facendo le riprese a me. Ciao. Metti bene i piedi, sai come, eh? Ti diverti, eh? Allora, facciamo un po' di panoramica, San Martino di Castrozza e lassù in alto, invece dietro sulla destra, Passo Rolle, invece nella gola la centrale sinistra e la vallata per andare nei laghi col Bricol. L'ultimo tratto di Ghiaione, impegnativo però. Arrivando vicino agli obiettivi ti torna le forze. Il rifugio deve essere lì sopra, che si vede la bandiera. Il grosso, direi che l'abbiamo fatto. Cerchiamo la bandiera, eccola lì. Adesso si va su da questa parte qua e poi si tornerà, si virerà a sinistra. A dopo, ciao! Allora è arrivata adesso alla sinistra, noi siamo arrivati da Stagula, alla fine siamo arrivati all'orario previsto, io mezzo giorno 2, quindi dai, il tempo che ci vuole, perché se poi qua ce l'abbiamo presa con calma, e la nave è già stanca. Sopra San Martino di Castrozza, facciamo la panoramica, bellissimo. Allora, qua ci sono tutti i punti per i vari passaggi, passi, ferrate, ma sono tutte lontane. Qua senti, dice che una è chiusa. Però adesso ci infusiamo e dopo mangiamo. Adesso andiamo verso il rifugino e ci mettiamo. Vista San Martino, andiamo a camminare, anzi la statua, c'era una, non una statua, però una roccia a forma di velo della Madonna, io ho capito che era passato il pezzo lì della, dove c'era la mia corda, invece in realtà non l'ho visto. Ce l'abbiamo fatta, dai! Sperato! Sperato che verso i 20 anni circa! Sì! Non ce la faccio oggi! Ce l'abbiamo fatta invece, dai! Ce l'abbiamo fatta!
registrato. Eh? Questa, ma no, io pensavo che è andato errore. Ti volevamo chiamare, ma eri già. Ma comunque dopo c'era, ho visto lì il sentiero che poi in realtà arriva dal Pradidali, quindi ho detto, abbiamo pensato, forse conosce. Io ho pensato che ci fossi già stato, ho detto passerà da un'altra parte. Ma quando sono solo a rischio. E eccoci qua, rifugino. Adesso facciamo una panoramica. Facciamo. Questo è il versante dietro là, il fiero di Primiero. C'è tutta la passeggiata là sotto, anche se non arriva fiera, arriva da un altro paesino, ma è lunga. Questa è San Martino di Castrozza, interessante questa di Pale. E c'è la periferica, e adesso sentiamo che piatti di pasta fanno a Chiesa Pale. Si riparte con calma, adesso non andare in giù, vediamo quella roccia a forma del viso della Madonna, non l'avevamo vista l'andata, perché pensavamo fosse in un altro punto. Il finale, dai. Allora, bellissima. Allora, abbiamo trovato abbiamo cercato la roccia, masso, quel sasso, esatto, quella roccia. La roccia con l'immagine del volto della Madonna e di profilo e col vero. E l'abbiamo trovato, è stato entusiasmante perché allora abbiamo cercato dove non c'era. Ci aveva detto quella del rifugio che era in un punto e noi abbiamo interpretato male probabilmente il punto. Beh, lei in realtà era più in basso. Un po' male perché ha detto alla fine delle scalette, lei intendeva all'inizio praticamente di quando si inizia a salire. Però proprio, era un po' più in basso. Però, però va delle bene, scalette dai. Più in su c'erano, noi qui pensavamo sì, che fosse interpretato male. E invece scendendo l'abbiamo visto ed è stato molto bello. Adesso facciamo vedere dove eravamo. Eravamo in questa gola qui in mezzo, direi sì. È lo stesso, questo è il saluto finale della passeggiata. Siamo stanchi, però ce l'abbiamo fatta anche oggi. Vede. Siamo stanchi, mi sembra che siamo anche belli abbronzati, vero? Sì, io ce l'ho, guarda, questa striscia. Io tutto rosso in faccia. Adesso andiamo in camera, ci riposiamo e stasera mangiamo come i lupi. I lupi! C'è. Ciao.